insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa, sarete trasferiti. Bisogna portare con sé viveri per almeno 8 giorni, tessere annonare, carte d'identità, bicchieri. Si può portare via anche valigette, effetti personali, biancheria e coperte, denari e gioielli. Chiudere a chiave l'appartamento e prendere con sé la chiave. Malati, anche casi gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro. L'infermeria si trova nel campo. 20 minuti dopo la presentazione di questo biglietto, la famiglia deve essere pronta per la partenza. Sono morto con altri 100, sono morto che ero bambino, passato per il camino, e adesso sono morto. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio, che strano, non riesco ancora a sorridere. Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento. Ma ancora tuona il cannone, ancora non è contento di sangue la belva umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si proseguirà. C'è un paio di scarpette russe, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulze, Monaco. C'è un paio di scarpette russe, in cima un mucchio di scarpette infantili a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati. Non si sprecava nulla e i bimbi li spogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bimbo di 3 anni, forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei forni. Ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24, per l'eternità, perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove, perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole.